Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Stasera vi volevo proporre una ricetta sfiziosa da fare come aperitivo o come apericena, usando le verdure. Principalmente le melanzane, ho scelto quelle lunghe e nere, e le zucchine, quelle genovesi. Quindi per fare questi antipastini ci occorreranno due melanzane, due zucchine, della farina 00, dell'acqua, del pan grattato, del prosciutto cotto, della mozzarella ideale per pizza, quindi che non rilascia acqua, della pasta sfoglia rettangolare, dell'olio, del sale e della curcuma. Ci vediamo dopo per l'esecuzione della ricetta. Allora, per prima cosa ho tolto, diciamo, la calotta superiore della melanzana e l'ho lavata. Adesso la vado a pelare, non completamente, con il pelapatate, per togliere un po' di buccia. Così. E così. Andiamo a metà. Ed andiamo a tagliare sottilmente a fettine. Già io una l'ho già tagliata. Quindi vi faccio vedere come la taglio. Si taglia a fettine e si mette il sale, così esce il liquido di vegetazione e prendono sapore le melanzane. Nel frattempo che le nostre melanzane perdono l'acqua di vegetazione, vado a tagliarmi la mozzarella che andrà nel mezzo delle melanzane. Poi ci trasferiamo al fornello per friggere le melanzane. Siamo pronti per friggere le nostre melanzane, che hanno rilasciato la loro acqua di vegetazione scura. Li poggeremo poi su carta assorbente, perché li dovremo far gocciolare, diciamo, dall'olio. Dovranno essere ben asciutte. Ecco qui le nostre melanzane già cotte. Adesso ci trasferiamo sul piano e li andiamo a riempire. Vediamo come. Allora, ho preparato già una teglia con la carta da forno. Ho preso mezza fetta di prosciutto, vado a mettere un pezzo di mozzarella, la vado ad arrotolare, la racchiudo dentro il prosciutto e la vado a mettere dentro alla melanzana e la avvolgo. Così. Poi ho tagliato dei rettangoli di pasta, prima l'ho tagliata a metà, la pasta sfoglia rettangolare, poi ho tagliato dei rettangoli per lungo, ho fatto 3 intacche con il coltello, vado a mettere la melanzana qui e la vado ad arrotolare e la vado a mettere sulla teglia. Apriamo le tacche. Si vedono e vengono dei fagottini sfiziosi da consumare o come aperitivo o come apericena, insomma come volete voi, li potete benissimo consumare. Ne facciamo un'altra, così andiamo a prendere un'altra fettina di melanzana, andiamo ad arrotolare dentro, andiamo a fare le tacchette sulla pasta sfoglia, così, e andiamo a arrotolare qui. Ecco qui, adesso le finiremo di fare tutte e ci vediamo dopo. Ecco, li abbiamo finiti tutti, adesso li metteremo nel forno a 200 gradi ventilato per 15-20 minuti al massimo, il tempo che si colorano. Mentre che cuociono le nostre melanzane, andiamo a preparare le zucchine. Andiamo a tagliare le estremità e le andiamo a lavare. A questo punto tagliamo le nostre zucchinette a metà,
così, e ogni metà la tagliamo a bastoncino, così. Le mettiamo in una ciotola. Abbiamo finito di tagliare le nostre zucchine a bastoncino e le andiamo a ritagliare nuovamente a metà, così il bastoncino verrà un po' più corto. Andiamo a salare le nostre zucchine, andiamo a mescolare dentro una ciotola, mettiamo un altro pochino di sale e adesso andiamo a preparare una pastella. Allora, per fare la pastella ho messo 100 ml di acqua, un cucchiaino super giù di curcuma, quindi lo andiamo a mettere nell'acqua, così darà colore e anche il sapore alle nostre zucchine, e lo andiamo a sciogliere nell'acqua, e poi andiamo a mettere della farina a 00, un po' ad occhio, perché dobbiamo creare una pastella non molto densa, quindi ci regoliamo un po' ad occhio. Andiamo a mettere la farina e la andiamo a miscelare. Ecco qui la nostra pastella, vedete, deve essere semi liquida. Ho messo 3 cucchiai di farina a 00. Adesso andiamo a prendere le nostre zucchine e le andiamo a passare in questa pastella liquida. Sì. E poi andiamo a mettere sul pan grattato. Facciamo ruotare nel pan grattato. Così. E poi andiamo a posizionare su una teglia con carta da forno. Ed ecco qui i nostri bastoncini di zucchine, tutti passati nel pan grattato. Adesso li roliamo con dell'olio e li mettiamo in forno ventilato a 190 gradi per 25 minuti all'incirca. Li rigiriamo e li facciamo dorare per bene da tutti i lati. Ed ecco qui i nostri antipastini già pronti ed impiattati. Non ve li ho fatti vedere appena usciti dal forno, ma ho preferito sistemarli subito per fare l'impiattamento. Quindi adesso andremo subito ad assaggiarli e vediamo come sono venuti. Andiamo ad assaggiare quindi questi sfiziosissimi antipastini da mangiare nelle sere d'estate. Iniziamo con il piccolo, mi sembra un flauto, possiamo anche chiamare il flauto alla di melanzana. Apriamo. Purtroppo li ho fatti raffreddare un po' troppo, quindi la mozzarella non fila più, però sono ottimi lo stesso, buonissimi. Se volete li potete anche intingere nel ketchup, oppure preparate un'altra salsa di vostro gradimento e li accompagnate. Adesso vado ad assaggiare i bastoncini di zucchina, questi li intingerò nel ketchup e vediamo che gusto hanno. Sono croccantini e sono molto buoni, buonissimi. Quindi se avete una cena organizzata con i vostri amici, volete fare una periscena, sono l'ideale per quest'estate. Fateli, vi invito a farli, a provarli, e poi mi saprete dire tramite i commenti se vi sono piaciuti. Vi invito sempre a iscrivervi al mio canale se volete, a lasciare i vostri like se la ricetta vi è piaciuta e a condividerla con i vostri amici, così
mi conosceranno altre persone, si iscriveranno nuove persone anche nel mio canale. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti!